Allora, altro tipo di sollecitazione semplice che voi avete visto è la flessione. Voi avete visto sia la flessione semplice, in cui forze normali trasversali sono nulle, avete soltanto flessione pura, oppure il caso più comune, flessioni con delle forze di taglio che agiscono sulla trave. Molti componenti meccanici necessitano di questo tipo di approccio progettuale per riuscire a capire quali sono poi gli sforzi che agiscono direttamente sul componente. Piccola parentesi, ovviamente da domani poi cominceremo a fare due conti, dato che poi la settimana, come vi dicevo, dal 14 al 20 non ci sarò, cerchiamo di fare qualcosa in più in questi due o tre giorni, in maniera tale che poi abbiamo materiale per poter fare le esercitazioni. Quindi vi dicevo, questo tipo di approccio lo potete vedere molto semplicemente nella progettazione di un carro ponte, la trave di un carro ponte. Avete una trave sospesa, agganciata a dei binari, per esempio, questa trave si muove su dei binari e ha a una certa altezza un gancio che serve per sollevare pesi. E il caso, questa è la struttura che voi avete. La progettazione del componente, cioè della trave sul quale sono agganciati altri pezzi, si schematizza dal punto di vista pratico con questo diagramma qui. Quindi il processo è quello che avete visto prima: parto dalle sollecitazioni esterne, analizzo le sollecitazioni esterne e da quelle mi vado a ricavare quali sono gli sforzi che agiscono poi sulle sezioni critiche. Allora, le sollecitazioni esterne quali sono? Sicuramente le due reazioni vincolari e il peso sul gancio. Come faccio a schematizzare la trave? Utilizzo l'approccio che voi avete visto a scienza delle costruzioni. Questo lo schematizzo come carrucola e cerniera e carrucola, perché la trave è di tipo isostatico. Qui, in corrispondenza di dove ho sistemi, guardate bene che in generale un carro ponte questo si muove in realtà, però io lo vado a congelare in quella configurazione che mi interessa. Qui agisce la forza, conosco queste distanze, sono in grado, perché ho fatto scienza delle costruzioni, di determinare le reazioni vincolari in questo punto e in questo punto. Sono in grado di andare a disegnare il diagramma del taglio e il diagramma del momento partente. Queste sono cose che avete già visto. Qual è la sezione critica che devo considerare dal mio punto di vista? La sezione critica sarà questa qui, dove è il momento partente massimo. Io voglio che la sezione lì sia in grado di resistere a quel momento partente. Qual è la parte che faremo noi? È passare dalla configurazione, dall'analisi delle sollecitazioni esterne agli stati di sforzo nella sollecitazione critica e verificare se una determinata sezione, che è la sezione di questa trave, è in grado di sostenere determinati carichi oppure no. Questa sarà la parte che faremo noi per tutti i componenti che vedremo in seguito. Avete effettuato questo tipo di calcolo del momento, nel senso che avete tagliato la trave mettendo le forze opportune e i momenti per avere l'equilibrio. Questo vi ha consentito di andare a disegnare questi diagrammi. Avete visto, mi auguro, qualcosa di più complicato. Il carico distribuito l'avete visto? Sì. Quindi avete visto questo tipo di configurazioni. Ci sono anche carichi un pochino più complicati che forse non avete fatto, ma che vengono trattate allo stesso modo, perché voi avete visto che comunque l'equazione della trave è una equazione differenziale che dipende dalle condizioni al contorno e che va di volta in volta integrata per passare da quelli che sono le sollecitazioni fino agli spostamenti. L'avete vista in questo modo, vero?
immagino, avete vista come equazione differenziale del quarto ordine. Quindi se il taglio è costante nel tratto costante, il momento mi viene lineare quando l'ho andato a integrare, se il taglio è lineare il momento mi verrà nel secondo ordine e così via. Questo è il caso più semplice, un po' più complicato. In questo caso io andrò a lavorare con i singoli elementini facendo materialmente gli integrali. Altri casi particolari sono momento mettente applicato all'estremità, quindi flessione semplice. Questo caso, in questo tratto, mi rappresenta flessione semplice, perché qui ho anche il taglio, vedete? Da qui il momento in questo tratto è costante. Se il momento è costante, significa che il taglio è zero. Quindi in quel tratto lì la flessione è flessione semplice. Qui c'è un altro esempio di flessione semplice. Avete visto in particolare che cos'è l'asse neutro della trave? L'avete visto? L'asse neutro della flessione? O no? L'asse neutro è quello in cui la sigma legata al momento flettente è nulla. Avete visto o no? Questo è molto importante quando progetteremo il gancio, invece, perché in genere negli esempi che voi avete fatto di trave in flessione l'asse neutro coincideva sempre con l'asse baricentrico. Quando si tratta la trave curva o a grande curvatura, esempio un gancio, questo non è più vero, asse neutro e asse baricentrico hanno una certa eccentricità e vedremo come si va ad affrontare questo problema. Qual è la sigma che agisce su quella trave nel caso di flessione semplice? Che andamento c'ha? Noi abbiamo visto che nel caso di tensione normale, se questa era la sezione della trave, questo era il carico applicato, nella generica sezione la sigma aveva valore costante sulla sezione. Per il momento flettente come va la sigma? L'avete visto o no? Sì o no? Ha un andamento di tipo a farfalla. Se andate a considerare la generica sezione di una trave sottoposta a flessione, qui questa è la sigma assiale. La sigma assiale qui ha questo tipo di andamento, di trazione da un lato, di compressione dall'altro, sull'asse neutro a valore nullo. Sull'asse neutro a valore nullo ha un massimo sulla superficie esterna, un massimo di trazione da un lato, un massimo di compressione dal lato opposto. Quindi sopra c'è la linea di, in questo caso da un lato avrò fibre in tensione, dall'altro avrò fibre in compressione. È il motivo per cui le travi dei solai, per esempio, vengono fatte a T. Tolgo materiale dove non serve, cioè tolgo materiale nella parte centrale che è quella meno caricata a flessione. Chiaro? Questo dovreste averlo visto. E questo diventa fondamentale nella progettazione. Lo rivediamo in parte. Nella flessione semplice quello che succede è che, considerate questa una gomma da cancellare, insegnata con la se fate la prova e poi la piegate, vedrete che se la flessione è semplice, queste flessioni, queste sezioni, generiche sezioni si piegano tutte ma non si muovono. Questa l'avete vista. Questa è la definizione di quello che è l'asse neutro e il momento statico rispetto all'asse neutro. Avete fatto il momento statico della trave o no? Sì. E il momento statico rispetto all'asse neutro per la flessione lo avete visto? Allora, ribadisco alcuni concetti, ve li rinfresco, nel caso prendete il libro di scienza e ve lo andate a rivedere. Stanno anche sullo scivolo comunque. Se mi trovo nelle condizioni di trave a uniforme curvatura, supponiamo la trave rettilinea di San Venante che abbiamo visto,
applico il carico di pressione, questa si flette, la curvatura che assumono le varie sezioni è la stessa, quindi l'asse baricentrico o di flessione della trave assume comunque un andamento che ha la forma di un arco di cerchio. Ho detto prima, non l'ho fatto vedere con questo disegnetto, le varie sezioni si curvano ma non si deformano, siamo nel caso di flessione semplice. L'asse neutro è il luogo geometrico dei punti per i quali la sigma è pari a zero. La sigma, abbiamo detto che la sigma assiale, o la generica sigma, rappresenta il carico esterno applicato diviso l'area. Se io considero un'area infinitesima, che ho chiamato V, la risultante N sulla sezione normale, la forza normale, sarà l'integrale di questa sigma su questa sezione. Quindi sarà sigma per DF sommata su tutta la sezione, quindi sarà l'integrale di sigma DF, la risultante N. Ma questa risultante, se è una sezione interna, questa risultante deve essere pari a zero, perché sto considerando il luogo geometrico dei punti in cui sigma è zero. Se io provo a scrivere la sigma in maniera diversa, tenendo conto di cosa? Voi l'avete scritta la curvatura della trave? Dovuta al momento flettente? Sì o no? Forse? No. No. Okay. Allora, queste cose le rivediamo. Se io la scrivo in funzione della curvatura della trave e della rigidezza della trave, posso esprimere questo integrale in questo modo, dove la rigidezza del materiale in campo di linea elastico e la curvatura della trave sono termini di notte costanti. L'unica cosa che mi varia è il punto dove sto considerando la sigma, giusto? Se io la sigma la considero qui a un'altezza y che è piccolina, se la considero più in alto sarà una y più grande. Quindi l'unica cosa che mi varia in quell'integrale è la quota della sigma. Per cui io questa espressione la posso riscrivere in questo modo, ma questo qui voi l'avete visto, questo lo sapete che è il momento statico della sezione rispetto all'asse neutro. Se questo è vero, cioè se il momento statico della sezione rispetto all'asse neutro è 0, significa che l'asse neutro passa per il baricentro della sezione. Quindi nel caso che stiamo considerando, asse neutro e asse baricentrico coincidono. Quando progetteremo travi a grandi curvature, come ad esempio un gancio, questo non sarà più vero, useremo un'altra metodologia. Vediamo di riscriverla in maniera più semplice. Questa siete sicuri che non l'avete vista? Uno sul rho rappresenta la curvatura, M è il momento flettente, E è il modulo di Young e G è il momento di inerzia della sezione. Non l'avete mai visto questo? Se io utilizzo l'equazione della curvatura, questa mi dà la curvatura della trave, ed è impossibile che voi non l'abbiate vista, perché è sempre l'equazione della trave integrata. Questa curvatura qui mi consente di andare a calcolare quello che è la sigma agente sulla sezione. Questa l'avete vista? La sigma è uguale al momento flettente per la distanza y dall'asse neutro diviso il momento di inerzia della sezione. In futuro noi avremo a che fare, e questo mi dà l'andamento a farfalla della sigma. Da questo deriva questo andamento della sigma, per cui la mia sigma sarà 0 sull'asse neutro
massimo nei punti più distanti dalla sezione. Ci sarà un massimo di compressione e un massimo di trazione. Generalmente noi avremo a che fare con due tipi di frequenti di sezione. Le travi a sezione circolare, guarda caso gli alberi, e le travi a sezione rettangolare. Questi qui sono i momenti di inerzia che voi ben conoscete a flessione. Questo per la trave a sezione rettangolare, dove B è la larghezza e H è l'altezza della sezione. E questo per la trave a sezione circolare, dove D è il diametro della trave che state considerando, della sezione rettangolare. Ovviamente se la sezione rettangolare, la Y massima dove sarà? A più H mezzi, la Y minima, quella di compressione, sarà a meno H mezzi. Per il diametro sarà il raggio. Se io ho questa sezione, questa è l'asse neutro, la Y massima ce l'ho qua, che mi dà la sigma massima di trazione. La Y minima ce l'ho qua, la Y è pari al raggio, a D mezzi. Per la trave a sezione rettangolare sarà la metà dell'altezza. Quindi noi questo lo vedremo sempre. Tenete presente questo sempre, che gli sforzi di flessione saranno proporzionali al cubo della dimensione lineare della sezione. Perché al cubo? Questo, ragionate con questo qui che è più semplice, prendete questo e mettetelo qua dentro e al posto di Y metterci questo. La D con la D alla quarta si semplifica e viene D al cubo. Per cui le espressioni più comuni che utilizzeremo sempre, saranno sempre presenti nei compiti, e chi vi sbaglia non supera l'esame. La sigma di momento flettente per la sezione circolare sarà uguale a 32 flettente Y D al cubo, e non 64, perché qui c'è un 2 che va a semplificare il 64. Dovete fare questo qui al denominatore e questo al numeratore. Per la trave a sezione rettangolare la sigma di flessione sarà, quanto sarà? 6 momento flettente H al quadrato. Quelle sono formule che utilizzerete in qualunque esercizio che andrete a fare in futuro. Accanto a quella del momento torcente, che vedremo magari domani con calma. Ci sono domande su questa cosa? Vi è tutto chiaro? Sono cose che avete già visto? Devo perderci più tempo? Se c'è anche il taglio, la sezione non rimane più deformata, ma oltre alla curvatura avremo anche una deformazione angolare legata al taglio. Anche qui posso ripetere il tipo di calcolo che avete visto prima, tenendo presente che lo sforzo di taglio non è normale. Questo è lo sforzo, quello che io verificherò è la sigma, che sembra normale alla sezione, ma la tau questa volta, che va integrata sempre sulla sezione, ma che ha un andamento tangenziale alla sezione. Questi sono una serie di esempi che trovate comunemente sui libri, sui valori del tau massimo in funzione della sezione che andate a considerare, ma che vedremo con calma la prossima volta. Voglio soltanto verificare rapidamente una cosa, poi facciamo anche eventualmente qualche esercizio. Voi questo l'avete visto, vero? Lo rivedremo domani con calma, ma anche la torsione mi risulta che l'abbiate fatto.
Ok, allora di questo ne parleremo nella lezione di domani.